Dal 2010 ogni anno il Presidente della Commissione europea, lo ha Presidente in questo momento, presenta al Parlamento europeo una relazione, un rapporto sullo Stato dell'Unione, lo Stato dell'Unione europea, una valutazione sull'anno passato e su quali possono essere le prospettive per il futuro. La presentazione viene fatta a metà settembre, Parlamento europeo a Strasburgo, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva. L'attenzione della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stata concentrata quest'anno sulle emergenze di questo momento e su che cosa possiamo fare per farvi fronte. Innanzitutto, l'emergenza della guerra in Ucraina. E simbolicamente nell'aula del Parlamento europeo era presente quest'anno la moglie del presidente dell'Ucraina, Zelensky. E dopo è stata sottolineata la necessità di porre molta attenzione alle questioni che riguardano evidentemente il cambiamento climatico, un'accentuazione molto forte da parte della Presidente della Commissione europea, soprattutto in riferimento allo scioglimento dei ghiacciai. E poi sono stati richiamati vari fatti che quest'anno hanno interessato incendi in varie parti del mondo. Ed ecco qui la necessità di essere concentrati in maniera forte su contenere per quanto possibile il cambiamento climatico. Altro aspetto evidenziato dalla Presidente della Commissione europea è stato l'approvvigionamento di materie prime. Una questione, ha detto, che può presentarsi più grave rispetto all'approvvigionamento energetico. E al riguardo ha fatto riferimento in modo particolare a taluni aspetti come il litium, materiali che servono per la nuova tecnologia che fa parte del mondo che sta avanzando. E poi il quadro generale della democrazia in termini globali. Ha avvertito il pericolo che abbiamo di fronte all'avanzare di molte autocrazie che sono un attacco forte al sistema democratico. È un pericolo veramente molto grave questo e di fronte a tale realtà è necessario, l'ho sottolineato e non poteva essere appunto altrimenti, l'esigenza di una unità perché uno Stato nazionale da solo poco o nulla può fare. La necessità di essere uniti anche in quella globale gateway che lei ha promosso qualche tempo fa, ossia un collegamento a livello mondiale di tutte le forze democratiche per avere una interconnessione che riguarda il digitale, che riguarda il cambiamento climatico, che riguarda la viabilità per essere più uniti sul piano mondiale per una certezza maggiore per il nostro futuro.